Yeah, raga, sono Loc96 e bentornati su UplayZone. Oggi siamo qui con il terzo episodio di Amnesia: A Machine for Pigs. Non perdiamo altro tempo e riniziamo subito da dove ci eravamo lasciati. Intanto un po' di frame drop, non capisco il perché. Comunque, raga, ho sentito un po' di voci in giro e mi è stato detto che a breve dovrebbero arrivare i mostri. Mostri che per giunta mi inquietano un casino, sono sincero. Anche se alcuni dicono non è proprio il massimo rispetto a quello dell'anno scorso. Comunque, cioè l'anno scorso, al titolo precedente. Comunque, non farò domande a riguardo perché voglio scoprire che cazzo succede. Non so quello che ho detto, ma andiamo avanti. Come ben vi ricordate, non sapevo dove cazzo andare, quindi siccome mi ero rifugiato nel bagno di nuovo perché avevo paura, continuiamo ad andare avanti. Sicuramente ci sarà qualcosa da fare in uno di questi posti, tipo una stanza segreta o magari qualcosa del genere. Eviterò anche di parlare molto, raga, perché lo scopo di questi video è vedermi cagare sotto e cercherò di farvi ridere mentre cago sotto. È una cosa brutta per me e bella per voi, spero. Oh, vedi, c'è qualcosa qui. Tipo, si sposta. Bam! Mamma mia, Loc! Che mostro! Porca puttana, già mi inquieto. Mi inquieto all'idea. Mi sono chiuso dentro come un broccolo. Ah, quello è vapore. Allora, diamo un po' di macchinine qui, raga. Devo sistemare sto frame drop, se no mi scherzo i coglioni. Ah, quindi siamo andati a destra. Noi prima tipo stavamo lì giù. Oh! Ah no, mi è sembrato di vedere il coso aperto, per la miseria. Andiamo avanti, raga, andiamo avanti. Intanto ho un'altra cosa da aprire, però mi faccio i cazzi miei qui. Non c'è niente. Spero che questo fischio lo sentiate anche voi, se no sto letteralmente diventando pazzo. Olè! Che si sta aprendo? Oddio! Che sta succedendo? Ok, è sceso giù qualcosa. Cosa però? E cosa devo fare adesso? Dovrò tornare di là, dite. Non mi piace, non mi piace, non mi piace. Io odio queste cose, merda. Andiamo, raga, proviamoci. Ma vediamo subito. Se succede qualcosa di emozionante. Oh, qualcuno mi ha scritto su Facebook. Questi momenti mi permettono di non strippare. Però andiamo avanti. Sento qualcosa. Regà, l'avete sentito? Regà, cosa cazzo è? Cosa cazzo era? Sta di là. Regà, spero si sia vista la faccia che ho fatto, perché sarà qualcosa di irripetibile se continuiamo così, perché io a sto gioco non ci gioco più. Ok. Ci siamo, raga. Vi giuro, quella cosa mi ha fatto prendere un colpo. Qua è chiuso e non si può fare niente. Mannaggia! Qualcuno che mi ha fatto giocare a questo gioco, ovviamente me stesso. Allora, non si può andare da quella parte. Quindi magari si possono spostare queste cose. No, no. Allora, di qua. Hanno chiuso anche il cancello. Me la prendo su per il culo. Sempre di più. Pupu. Allora, di là non ci si può andare, giusto? Ok. Magari uno di sti cosi si muove, quindi l'unica via, visto che di là è chiusa, è andare di qua. Ok, non sembra esserci niente. Vado. Sì, ma non so dove devo andare, mannaggia. Quella l'ho lanciata io di sedia, vero? Di qua? Tipo doppio cancello chiuso, appare una porta! I'm off the market. I will cry all the way home. I will have none. I will have none. Penso sia una poesia. Ci devo entrare per forza, raga.
Centro, sì, centro, dai. Centro, centro! Ce la posso fare! Oh, ci sono degli spuntoni lì sopra. Una specie di corda. Regà, un mi piace che appena entro dentro questa cala e mi si chiude sopra. Ve lo giuro. Eccola! Niente, mi dovete comunque un mi piace perché ho sperimentato il brivido. Non so dove andare. Ah, ma mi hanno aperto il cancello di qua. Che bastardelli. Che faccio? Dritto a sinistra? Lì c'è del sangue, beh. Ah, questo è il posto. Che cazzo era? Questo era il posto di prima. Sì, questa cosa. Quindi l'unica via è quella centrale, raga. Io c'ho i brividi. E basta! Non voglio vederlo il cellulare, aspettate. Bam! Ok. Scusate, ma se no mi distraggo non stri. Non ci voglio venire, capito? Che cazzo è? Oh mio Dio! Al buio! Come cazzo si riaccende sta cosa così? Raga, ma perché mi fate fare queste cose? Cioè, perché l'ho voluto fare io? Questa che è? Ma siamo all'esterno. Buono, io adoro le cose all'esterno perché significa che c'è qualcosa di brioso. Chiusa. Tanto lì. Allora c'è qua. Allora mi spiegate perché siamo in una fottutissima Londra del, non lo so, 1800, qualcosa di più. Non c'è una cazzo di anima in giro. Porca merda, mo non mi dite che stanno scritte sulle lettere che ho volutamente saltato, perché prima si fa il giro di ricognizione. Allora, le cose sono due. Se quella porta è chiusa, tocca andare lì sotto, e a me non ispira per niente andare lì sotto. Quindi proviamo, e chiusa si va sotto, sì! Vaffanculo. Ah, mi è stato fatto notare un uovo di pietra. Merda, bello. Mi è stato fatto notare che in webcam sembra che io abbia il rossetto. Allora, voglio chiarire, non mi metto il rossetto, è una cosa che non so perché capita, ma capita, e quindi prendetevela così com'è. Queste sono le ambientazioni, no? Tipo quelle di nel castello, che poi appariva quella merda rosa che tu ci squassarellavi sopra. Regà, poi ci stanno ste musichette di merda. Eccolo, lo vedete, regà? Sono cascato giù. Sono cascato giù, mo me sveglio, succede qualcosa di rischioso, non posso più tornare indietro, è pure peggio, raga, è pure peggio. Allora, contro le acque che salgono, piantate le unghie in vasi da fiori lungo il fiume quando è buio, il sole potrà farle dischiudere. Tutto il mondo è un uovo, lui crede, noi coltiveremo mani adesso. Che, allora, è la traduzione in italiano che fa cagare, oppure è proprio scritto così perché se facevano le canne mentre quelli lo scrivevano, se. Spero si veda. Comunque, sta partendo il video. Come al solito, sembra che sia appena risvegliato da una notte di sesso, coca e mignotte, tutta la notte coca e mignotte. Allora, questa la voglio leggere. Ora capisco che la mia fobia per le sporcizia nasce da quella malattia che ho contratto arrampicandomi sui templi sperduti della giungla. Statene a casa, fio mio, che è meglio. È come se quegli spazi incontaminati, così liberi dalla lurdura degli umani, mi fossero rimasti nell'anima, rendendo vulnerabile a ciò che trovo qui. È la paura a tenere ciascuno al proprio posto, è la paura della carne, della rovina della carne, è la più grande in assoluto. Ah, ok, la carne ti fa schifo, sei vegetariano. Sono disgustato, disgustato, rovinato, ma costruirò delle macchine per arginare questa sciagura e curarci tutti. Un nuovo secolo è alle porte, un secolo di merda se devo dirlo, perché, cioè, guarda do cazzo sto andando, quella porta era chiusa per la puttana ladra. Porca puttana, io mi sto inquietando. Allora, la luce lampeggia. Quanto ci scommettete che mo me la. Allora, lumaca ci chiami tu madre? Guardate sta zoccola, ma chi te credi? Non è che perché mo sei una bambina pelata morta che vive ancora. Io chiamo Van Helsing e te faccio far culo qua, non sto scherzando.
Eri hai questo telefono di merda. Allora, vediamo qui stanza chiusa. Io adoro le stanze chiuse. Intanto me ne inculo di pezza. Telefono! Senti la terra tremare. Sono i nostri sforzi per drenare l'allagamento. Un sabotaggio, è per questo che i tuoi figli sono in trappola. Devi trovare. Ma porca merda, io non li voglio trovare. Cioè, stanno bene lì. Ci restassero per l'amor di Dio. Che cosa ho fatto di male? Sempre è più giù, Magnus. Attraversa la sala dei pistoni e le gallerie. Quindi trova le pompe di sentina ed elimina l'acqua putrida. Ti aiuterò finché posso, ma dovrai essere svelto, mio piccolo amico. My little friend. Allora, non mi ispira niente di buono il fatto che lui abbia detto sempre più giù. Quando di solito dicono sempre più giù, significa che vai in un luogo ancora più oscuro. Che cos'è? Sicuramente serve a qualcosa questo. Quindi io me lo porto dentro. Allora, tipo, quella è chiusa. Regà, non lo voglio fare. Regà, guardate dove cazzo sono andato. No, no, oh, Bonnie, famo scherzi. Ecco qua. No, no, Bonnie, fermi tutti. Che cazzo sta succedendo qua? Regà, per... Mannaggia la puttana, io già lo so che mi strippo pure l'anima. Me cago sotto come le merde, ma chi me lo sta a fa fa? Raga, voi pensate che sto a scherzare? No, io sono serio, io mi sto a cagare sotto. Cioè, io mi sento veramente male, eh. Mamma mia. Oh! 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 Rolling in the deep. Ok, di qua. Ah, di qua non si va. Quindi vediamo se posso prendere qualcosa. Cazzo è? Che cazzo è? Che cazzo è? Oh mio Dio, raga. Che cazzo era? Ah, la mia fantasia. Tocca andare di qua, che... Lì c'è una porta, lì c'è una stanza e qui c'è una macchina che è rotta. Lo vedete che quel coso serviva a qualcosa allora? Tanto mo succede, le peggio cose succedono mo. State pronti che succede mo. Tipo, eccone un altro qui. Tipo. Sta per succedere, raga, sta per succedere. Io ho i brividi, mi sento una presenza dietro di me. Vai. E push. Push. Non so cos'è che ha messo in moto questa cosa. Vado di qua però. Qui c'è un qualcosa. Tiriamo su a cazzo, dai. Gira la ruota. Ullala, 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 passaparola, eccoci qua. Ullala, 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 la. Sento che sta per succedere qualcosa in questo mondo di ladri. Perché non succede un cazzo? Non si apre più di là? Sarà bloccata, buono. Quindi devo andare per forza di qua. Siamo sicuri che io lo voglio fare. Si è aperto il cancello! Allora, raga, si è aperto il cancello. Io non lo so se proseguire. Dai, vabbè, proseguo. Però quello sarebbe un buon punto di atterraggio. Cioè di... Altro tremolio, altro tremolio. Quella si sta a chiude? Altro tremolio. Oddio, regà, mi sento male. Oddio. C'è una sedia. Piedi e occhi bendati. Piccole ossa nel frutteto. Ho portato questo mondo sulla schiena con le gambe cinte in vita. Oh. Sia maledetta quest'anima infelice. Non ho partorito nient'altro che macchinari. Boh. Boh. Allora. Io direi che ho visto questa brillante cosa.
Mi vado a nascondere tipo di sopra. Andiamoci a nascondere, andiamoci a nascondere, andiamoci a nascondere. Allora, penso che è qualcosa che mi ha messo paura come le merde dentro la cosa. E mi nascondo pure bene. Mi nascondo qui. Perfetto. Quella cosa che mi ha messo paura quando ho cercato di aprire la porta fosse un mostro. Quindi io, raga, metto in pausa. E guardo dritto nell'obiettivo e vi dico, sono abbastanza dispiaciuto anche per il fatto che in questi 3 episodi, non sia riuscito nemmeno a trovare un mostro. Spero che non dipenda da me o dal fatto che faccio video anche abbastanza corti, perché cioè il tempo è quello che è e cerco di sfruttarlo al meglio. Spero che il video vi sia piaciuto con la mia strippata iniziale. Cercherò di lavorarla e metterla a rallenti nei prossimi video. Non lo so se ho tempo perché dipende anche dalle cose che posso fare durante la giornata. Cercherò di farlo. E spero che nel quarto episodio, nel prossimo, inizino ad arrivare i mostri. Io vi dico che lo spero. In realtà dentro sto gioendo perché non ne ho ancora visto uno. Insomma, le mie strippate sono relative a dei cambiamenti di ambientazione, tipo la porta che non si apre, o comunque a degli script, ste cose state de merda, non ho niente manco ancora inseguito, però me la sto a fare comunque sotto. Allora, spero che il video vi sia piaciuto, come ho detto, e spero che lascerete un like per farmelo dire, anche perché ho scommesso con voi un like che la porta si sarebbe chiusa. In realtà non lo so se si è chiusa, ma sicuramente si è chiusa, quindi mi dovete un like, un like, un like, un like, pollicioni, pollicioni, pollicioni. Poi, commentate, scrivetemi un po' cosa ne pensate, se mi manca ancora un bel po' per arrivare ai mostri, oppure sto lì lì, cioè se proprio facevo un altro passetto, mi sbucava dalla tegola di sotto, se si chiama tegola, dalla tavola di sotto e faceva ullala ullala bu bu la bu. Oppure non lo so, se avete qualche consiglio per strippare di meno, ditemelo che ascolterò. Se non l'avete già fatto, la cosa più importante, raga, è quella di iscriversi al canale. Perché veramente per noi è davvero, 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 davvero importante. Abbiamo sempre in descrizione il coso, insomma, il link della pagina Facebook. Se vi va, fateci un salto. Non porto il rossetto per chi se lo stia chiedendo ancora. E vi ricordo inoltre che se non lo so quando uscirà questo video, quindi io do per scontato che esca prima della fine del contest, quindi il contest è ancora in corso e lascerò sempre il link in descrizione come per il video precedente e quello precedente ancora. Se vi va fateci un salto, insomma è una bella opportunità, come ho detto, quella di poter vincere un gioco, una key, per chi si fosse... Se fosse ancora all'oscuro di tutto, il gioco in questione è tra in due, è un gioco in 2D, è un puzzle game sotto certi punti di vista, sotto molti certi punti di vista, insomma. Ed è secondo me uno dei migliori giochi perché, che si possono trovare al momento in 2D. Le ambientazioni sono spettacolari, i personaggi sono bellissimi, tutto quello che si fa, insomma, il comparto musicale, il comparto tecnico, le meccaniche di gioco sono ben definite, quindi secondo me li vale quei 16 euro. Che Steam li mette, cioè insomma 16 euro sono un pochetto tanti, lo ammetto, però è un gioco davvero ben fatto, io ve lo consiglio, vi consiglio di partecipare e magari che ne so, vincete pure e come abbiamo detto, chi vincerà se vorrà avrà l'opportunità di registrare un video con me e Shyster. Mi sto dilungando troppo, quindi raga, spero ancora che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto insomma ditemelo e quindi da Loc96 è tutto e buia raga, alla prossima!